Buongiorno a tutti, sono Massimo Lattanzi, il titolare di Solo Pittura di Massimo Lattanzi e l'ideatore di questo canale YouTube. Se siete interessati a questo tipo di contenuti, iscrivetevi al canale per rimanere in contatto con me e per vedere tutti i nuovi video che vengono pubblicati almeno due volte a settimana. Quello che vediamo oggi è l'applicazione di un tessuto non tessuto, una carta da palati moderna. Stiamo vedendo la fase di incollaggio della parete, perché questo tipo di tessuto non ha l'incollaggio classico che si faceva una volta con il tavolaccio e la ripiegatura del telo, ma viene legata la colla direttamente al muro e il parato viene incollato direttamente. Questa è la fase di applicazione del parato, e in questa fase va fatto combaciare il disegno per fare in modo che sia ovviamente appunto venga riportato perfettamente, combaci perfettamente, e questa è una fase diciamo delicata, perché ovviamente il telo non deve essere sovrapposto ma deve essere accostato, e in questo caso, perché alle volte i teli possono essere anche sovrapposti, dipende dal tipo di tessuto che deve essere applicato. In questo caso era in accosto, quindi il parato deve essere, appunto, il disegno deve combaciare perfettamente. Poi viene, una volta che è stato accostato, viene appunto spazzolato per far aderire, diciamo così, in prima battuta il tessuto. Questo tipo di parato era un parato da 300 grammi, quindi abbastanza resistente, ma non dei più importanti, nel senso ci sono altri parati che sono più pesanti, molto più pesanti, ci sono anche da 850 grammi, ad esempio, e sono comunque parati veramente importanti da applicare, che vanno applicati anche con colle particolari, con miscele di colle particolari, e per farli appunto aderire alla parete e per farli stare, diciamo così, in parete, perché altrimenti con le normali colle per tessuto non tessuto non sarebbe possibile farli aderire perfettamente al supporto. Qui in questa fase, come vedete, Alessandro sta spazzolando il telo. Anche qui ho cambiato l'impalcatura, ma comunque sta facendo sempre la stessa operazione, spazzolatura con una spazzola un po' rigida, con i peli un po' consumati e con l'accosto continuo, perché anche un piccolo, diciamo così, piccolo micron si può vedere, può far vedere, diciamo così, lo spazio tra i due teli, e in questa fase poi il tessuto si bagna un po' e quindi tende un po' a non accostarsi bene, quindi bisogna spingerlo in continuazione finché non è perfettamente accostato. Nella fase di asciugatura può capitare che il telo, diciamo così, si ritiri un po' e lasci intravedere un piccolo spazio, ma questo non avviene per tutta la lunghezza, ma solo nelle parti alte o nelle parti basse, oppure quando questo può capitare anche quando il supporto non è perfettamente piano, perfettamente liscio, e quando è un po' avallato si può vedere, diciamo, qualcosa tra i due teli. I teli, comunque, essendo un tessuto a 300 grammi in questo caso, chiaramente ad un occhio attento sono comunque visibili, diciamo dal vivo, e questo però non è possibile considerarlo come un errore di montaggio, ma è una cosa normale, perché comunque se stiamo parlando di teli accostati l'uno all'altro. In alcuni casi i teli vengono sormontati e viene fatto quello che si chiama il taglio alla francese, e questo taglio alla francese ha un accosto sicuramente migliore, però anche in quel caso
l'occhio, diciamo così, esperto, l'occhio attento, vede comunque dove sono i diversi teli. Qui, come vedete, Alessandra sta passando questo frattazzo in plastica per far fuoriuscire la colla in eccesso, e questo è un'operazione che va fatta per far avere bene il carato, appunto per togliere questa colla che altrimenti potrebbe provocare delle bolle, diciamo così, d'aria una volta asciugata dietro il parato. È un'operazione che va fatta ripetuta per tutto il telo e deve essere sia ben ancorato al supporto. E una volta fatta questa operazione, poi si procederà al taglio nella parte superiore, in questo caso del telo, diciamo, dell'avanzo del parato, perché c'è una parte che va a sbordare sopra al soffitto, e la parte viene tagliata a filo diciamo, a filo della parete, tra la parete stessa ed il soffitto. Questi disegni che sono sul parato possono essere sia standard, ma possono anche essere fatti personalizzati, quindi chiunque ha una fotografia che vuole riprodurre sulla carta da parati, basta che sia una fotografia in alta risoluzione, e la fotografia può essere riprodotta sulla parete. Questi tessuti sono molto utilizzati nelle grafiche per i teatri, nelle grafiche per gli studi televisivi, io l'ho vista montata anche addirittura in un tempio buddista ad Albagnano, e in questo tempio, appunto, all'interno sono rappresentati tutte le divinità del pantheon buddista, e sono state fatte, realizzate appunto con fotografie in alta Ma San Brasile. risoluzione e su carta popolare come questa, appunto, tessuto non tessuto. Questa possibilità di Qua dove? personalizzazione A chiaramente Roma? è Vabbè, infinita, sì, ma poi famo conosco. perché potete riprodurre qualunque cosa, la fotografia di dei vostri bambini, Quant'anni una siamo? fotografia di Mickey Mouse piuttosto che di Paperino, qualunque Vabbè, cosa Marco. sia di vostro gradimento, ci potete reperire appunto Vabbè, in ma casa, mica è nelle vostre stanze, tanto, tanto nel è, c'ha vostro 63 salone. anni. Ancora in Questa attività. possibilità di personalizzazione è appunto Dovrebbe essere ancora in attività. utilizzata, non l'abbiamo utilizzata molte È in volte, pensione. una di queste volte è stata Vabbè, se per vede che Angelini c'ha Buddista, l'anzianità. per i 100 anni dell'Angelini, dove questa carta da parare appunto rappresentava tutti i prodotti dell'Angelini, tutta la storia dell'Angelini su un corridoio lunghissimo, Io quest'anno ho pagato i quadrupli è contributi. sicuramente diciamo così, una decorazione di grande impatto. Direi in questi ultimi anni sta tornando veramente alla grande questa carta da parati, questi tipi di tessuti, con questi nuovi tessuti tecnici, e No, sono veramente appunto, molto nel decorativi, senso sono che se lui c'ha qualche cosa che ci passa, che ci che conosce, insomma, mi piacciono conosce e pure a me, stanno un almeno po', sa diciamo così, scalzando che i fa decorativi figuraccia, classici insomma. come insomma, lo stucco veneziano, quelli fatti a pennello, le Il problema di quando velature, presenti una persona è sempre che plastiche c'è la paura di fare la pure, figuraccia, perché capito? appunto questa Pure possibilità che di te non stai più in personalizzare i attività, tessuti, capito? Però sei comunque di sempre avere una. un'ampia Magari una persona che ti ha passato i gamma lavori per 30 anni, capito? disegni già pronti, dà la possibilità appunto al cliente di scegliere e di trovare sicuramente il disegno che più gli aggrada. E per questo montaggio, che
è stato Ma guarda, fatto non ti credo che è così, così io delle volte mi sono reso conto che basta in questo appartamento che va via una persona, devi ricominciare da capo. Un costo al metro quadro. Devi ricominciare da capo perché non sei più abituato, magari che quello perché le pareti sono magari piccoli, quindi in questi casi viene, però non ti fa il lavoro come pensi te, tu invece te l'hai organizzato in un modo, capito? Dalle 11 fino 18 fino ad arrivare anche a 20, 22, 22 euro per i tessuti più importanti, a volte anche 25 euro per i tessuti quelli un po' particolari. E questa ovviamente per grandi metrature, perché parliamo sempre di metratura, poi i prezzi quando si fanno al metro quadrato sono sempre relativi a quanto lavoro bisogna svolgere. Se siete interessati a questi contenuti, iscrivetevi al canale Solo Pittura di Massimo Lattanzi e nei prossimi giorni inserirò ancora qualcosa sulla carta da parati o anche sulle pitture semplici. Visitate anche il sito internet solopittura.it e contattatemi per un preventivo gratuito.